Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio video. Il prodotto di cui vorrei parlarvi oggi ce l'ho da veramente tanti mesi e solo nell'ultimo periodo sono riuscito ad utilizzarlo. Sto parlando della Konjac Sponge, la spugna vegetale. Allora, io ho preso questa qua, che è quella, credo, per pelli sensibili e delicate. Non mi ricordo esattamente. Comunque, questa ora è asciutta, ma fra un pochino vi farò vedere anche come è da bagnata. E ho riscoperto, diciamo che ho anche sostituito le spugne marine che utilizzavo prima. Mi ero fatto dei preconcetti io su questa spugna, perché vedendola in foto pensavo fosse dura. Cioè, sicuramente da asciutta è dura, però anche da bagnata pensavo che fosse comunque una spugna, secondo me, aggressiva. Invece nel tempo io praticamente la utilizzo o la mattina, no, non sempre però, perché poi magari la pelle ne risente, con un detergente, oppure con una crema, o con una crema detergente, con un peeling. Diciamo che la utilizzo per pulire il viso, e secondo me risulta, cioè a livello di spugne è quella più delicata che io abbia mai provato. Secondo me è anche molto 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 più delicata delle spugne di mare, che quelle là risultano un attimino più sgrananti sotto questo punto, sotto quel punto di vista della delicatezza. Questa è secca, diciamo, senza asciutta, perché si mantiene così. E ve la faccio vedere anche umida, bagnata. E bagnata è in questa maniera. L'ho appena bagnata, vedete come è cambiata. Intanto ho preso volume, chiaramente. E vedete quanto è morbida. Io chiaramente non posso esprimere la morbidezza in parole, però è veramente molto 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 morbidissima. E sulla pelle è eccezionale, cioè come se non ci fosse, pulisce ma non la sentite. Non ha odore, cioè ha il suo odore, che non ha profumi, quindi comunque è molto delicata. E sembra che quando voi la bagnate con l'acqua, quando la utilizzate sulla pelle, sembra che a un certo punto rilasci una specie di cosa semiviscida che permette anche lo scivolamento. Non so, sarà una predisposizione della pianta, della spugna stessa, quindi non vi saprei dire esattamente. Dura tantissimo, io ce l'ho da mesi, onestamente è rimasta perfettamente integra, non si è sfaldata, non si è staccato nemmeno questo cordoncino che c'è, credo serva per appenderla. È veramente molto comoda. Una cosa che vi consiglio, intanto dico, chiaramente la potete utilizzare come volete, la potete utilizzare solo con l'acqua, con un detergente, con una crema detergente, con un, che ne so, con un tonico, con un peeling. Ma l'unica cosa che vi consiglio è di pulirla bene quando la utilizzate e di asciugarla, di metterla al sole e di farla asciugare, perché magari, secondo me, la proliferazione dei batteri con l'acqua è una cosa che non fa molto molto bene alla salute della spugna. E poi per pulirla è giusto mantenere le cose igienicamente pulite. È un prodotto veramente molto delicato, quindi se avete bisogno di un'esfoliazione un attimino più delicata ma intensa, è un prodotto ottimo. E credo che così siano anche le altre Konjac, quindi non sono prodotti aggressivi, anzi, vi ripeto, l'ho trovata molto molto più delicata. A parte sembra un pompon di quelli proprio, è morbidissimo. È anche più delicata delle classiche spugne marine che io utilizzavo anche prima, e che dopo che ho scoperto questa non ho utilizzato più. Fatemi sapere voi, perché questo prodotto viene utilizzato veramente da tantissimo tempo e quindi so perfettamente che voi lo utilizzate già, però se potete darmi magari qualche consiglio o se avete qualche dubbio, ditemelo tranquillamente. Comunque, io vi ringrazio e ci rivedremo presto. Ciao!